Signori, buongiorno, siete collegati con Teleradio Lupara in occasione della festa del patrono Sant'Antonio, oggi 22 luglio. Potete vedere già dalle immagini che la nostra regia sta mandando in onda un grandissimo numero di persone che si affolla davanti alla chiesa. Infatti stiamo aspettando l'imminente uscita della statua del santo. Questa è una festa molto sentita da tutti, infatti potete vedere l'afflusso di gente. È una tradizione che oramai si perpetua da tanti anni. Ecco la statua del santo. Io spero che nonostante questo suono si senta la mia voce. Vi dicevo, è una festa molto sentita. Infatti molti colgono l'occasione per tornare anche dall'estero. È una festa dove ci si incontra un po' tutti, parenti, amici, ed è sempre bello in queste occasioni rivivere insieme alle tradizioni culturali anche il fascino di cose antiche che oramai sono nel sangue di questa popolazione. Sulle note di questa bella marcia fatta dalla banda in grande uniforme si dà inizio alla processione del santo. C'è il nostro parroco che sta dando le ultime disposizioni e adesso man mano che la processione si aggiusterà vedremo i vari passaggi. Ci sono anche delle figure caratteristiche, i mietitori, che rappresentano in un certo modo una tradizione che da anni si perpetua in questa festa. Le immagini in questo momento mostrano la parte avanzata della processione, fatta generalmente da ragazzi, da ragazze e da giovani, che praticamente sono l'avanguardia delle nostre tradizioni, se le possiamo chiamare così, perché fare questo tipo di manifestazione penso che non sia una cosa semplice. Infatti insomma penso che ci voglia una certa preparazione, non dico tecnica ma perlomeno spirituale, per affrontare quello che poi vedremo in seguito, una lunga passeggiata fino all'Aia di Sant'Antonio e oggi pare che il tempo sia anche clemente, non ci bruci con i suoi raggi cocenti. In genere questa è una festa, come dicevo prima, dei mietitori e quindi essendo dei mietitori non può mancare il solleone. Comunque penso che la nostra regia stia continuando a fare le riprese sul nostro pubblico che si sta prestando a scendere, quindi la processione continua e speriamo, ecco, dovrebbe apparire fra poco di nuovo la statua del santo, preceduta da un corteo di mietitori, che ecco, riprendiamo il discorso che stavo facendo prima. Ci sono dei signori che si vestono da mietitori, praticamente è una cosa simbolica. Come dicevo prima, è la festa del grano, perché in questo periodo la gente miete, anche se quest'anno diciamo che l'annata non è stata tanto clemente, o meglio, più che l'annata è il tempo, ma in questi casi non si sta a guardare per il sottile, l'interessante è mietere. Le note non tanto solenni di questa marcetta accompagnano la processione. Ecco, sta arrivando anche il santo, addobbato degli ori, degli ex voto e anche dei soldi.
Sono passati anche i mietitori, adesso passano altri religiosi. La telecamera si sofferma su dei personaggi a noi noti. E il tutto trascorre felicemente. Cani religiosi. Dietro il santo si accalca la folla delle più devote che inneggiano inni al santo. Mancano le forze dell'ordine che sorvegliano gli ori che il santo porta e dalle apparenze sembra che ne abbia un bel po'. Adesso potete ascoltare le canzoni, una canzone di un inno di cui citavo prima. Con queste nuove immagini vi proponiamo il carro che dovrà essere trainato dai buoi su cui verrà posto il santo. Stiamo aspettando che il santo compaia da sotto l'arco della taverna, un luogo molto caratteristico del sobborgo antico di Lupara. Prego la regia se vuole inquadrare i buoi che dovranno essere messi vicino al carro per trainarlo. I buoi quest'anno che arriveranno fino in piazza, poi man mano vi spiegheremo come funziona tutta la cosa, sono della famiglia Riccardi, in quanto l'anno scorso hanno vinto loro la gara per portare il santo fino all'aia di Sant'Antonio e quindi spetta a loro di diritto accompagnare il santo fino in piazza. Dalla piazza in su, o meglio, dalla piazza si farà l'asta a chi offre di più per accompagnare il santo fino all'aia che dicevo poc'anzi. C'è anche un carretto con le capre, trainato, molto bello, una cosa che si vede da pochi anni. Comunque sono delle manifestazioni molto simpatiche. Ecco, c'è anche il rovescio della medaglia, come tutte le cose. Stavo dicendo delle caprette che tirano una traglia però un po' falsa perché sotto c'ha le ruote. Ecco, qua si vedono le signore con i canestri di dolciumi e di pane che verranno offerti al santo e poi verranno venduti oggi pomeriggio e con il ricavato il locale Comitato Feste provvederà al pagamento delle spese della banda e dell'orchestra che suonerà stasera. Come vi dicevo, è una festa molto sentita, praticamente è la festa più grande che Lupara svolge in tutto il corso dell'anno e molta gente per questa occasione torna da molto lontano, dall'America, dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, molti immigrati locali. È una manifestazione che forse, penso, va al di là del sentimento religioso. Secondo me è una manifestazione che praticamente è sentita anche per la fratellanza, per quel riabbracciarsi di persone che si ritrovano magari anche dopo 20 anni. E tutto questo insieme, ovviamente, e fa sì che questa manifestazione sia sempre, ogni anno, sempre più riuscita, anche se quest'anno mi dicono ci sono stati problemi economici e purtroppo la festa serale si è potuta fare solo questa sera, il giorno 22, mentre il giorno 21, che è giorno di fiera,
non c'è stata nessuna orchestrina, ma purtroppo sono cose che capitano, speriamo che l'anno prossimo non si ripeti e che la gente sia più sensibile a queste manifestazioni, non solo con la partecipazione attiva della presenza, ma anche con qualcosa in più, insomma, diciamolo chiaramente, bisogna mettere i soldi per fare le feste. La nostra regia, sempre bene attenta, sta facendo delle riprese, sta spaziando su tutto il panorama che ci offre la festa. E io penso, Nicola, che forse per il momento possiamo chiudere o aspettiamo che il santo vada sul carro. Vabbè, allora mi fanno cenno dalla regia che aspettiamo, c'è tempo, possiamo aspettare il carro che va, possiamo aspettare, scusate, il santo che va sul carro. Io c'ho un po' la voce bassa e mi scuso con i telespettatori se praticamente l'audio non sarà tanto perfetto. Io vorrei approfittare anche per fare qualche intervista, se dalla regia sono d'accordo. Se la regia è d'accordo, poter fare qualche intervista a qualche personaggio locale. Ecco, ci avviciniamo qua ai signori. Vogliamo fare un'intervista per Teleradio Lupara. Chiediamo qua al signor Riccardi Carlantonio, da quanti anni che praticamente tu sei, diciamo così, sei impegnato con questa festa al trasporto del carro? Parecchi anni. Ma parecchi quanti? No, ma ricordo, 5-6 anni, so parecchi anni. Ma io penso che se ne saranno di più. Sì, so una decina d'anni. Ma io vengo dall'Argentina. Vieni dall'Argentina, da quanti anni che sa che esiste questa festa? Questa festa l'ho incontrato prima di nascere, quando c'ero io si faceva lo stesso la festa. Io sono salito di qua nel 1949, sono salito di qua, e la festa lo conosco lui perfettamente, che sempre c'erano. C'era un vecchio grande che faceva sempre questi vuoi, poi si rimatta, si corre alla piazza. E chi vince se lo portano, anzi arriva 40, 50, 60 quintali di grano e lo portano via. E questo paga a tutti gli altri. Sì, questo lo sappiamo, ma lei che viene da così lontano, ritorna solo per il santo oppure torna per le amicizie e per i parenti? Per i parenti, per le amicizie, ciò qua è una famiglia numerosa, siamo 6 persone. Uno c'ha un figlio in Germania e gli altri sono in Argentina. Benissimo, quindi si unisce alla tradizione popolare anche la religiosità. Anche in Argentina noi facciamo la festa, nella quale io sono con la commissione. Ho fatto presidente in Argentina 13 anni, ora ci stanno gli altri, sono più giovani. Benissimo, la ringrazio. Allora, intervistiamo il parroco di Lupara, Don Giacomo De Cecco. Don Giacomo, da pochi anni sei a Lupara. In effetti questa festa, al di là dell'aspetto religioso, che cosa ti sembra? Queste manifestazioni. Io direi che principalmente deve essere una festa religiosa, perché il nostro popolo, il mio popolo, sente il desiderio di vivere in comunione con Sant'Antonio, come patrono, come devoti, come amanti e amati dal Signore. E solo se ci mettiamo in questa ottica riusciamo anche dopo a capire questi segni folcloristici che continuano ancora a tramandarsi di anno in anno attraverso la nostra comunità. Sono segni, sono realtà che indicano la nostra provenienza e quindi sono segni belli, sono segni che ci fanno rivivere quella che era la genuinità della fede, la genuinità dell'amicizia, la genuinità della disponibilità l'uno per l'altro. Benissimo, io vi ringrazio, siete stato chiarissimo. Noi continuiamo con le riprese del nostro santo e ci avviciniamo al carro del santo.
praticamente qua ci sta un signore, zio Peppe, che da tanti anni si preoccupa per la buona riuscita della festa. Zio Peppe, da quanti anni sei impegnato con Sant'Antonio? Primo 27 anni, quest'anno, poi ancora 2 anni che mi si canta. E questa è l'ultima volta, no, non dica l'ultima proprio. Speriamo di no. Speriamo in Dio anche l'anno prossimo. Ma che cosa ti spinge a questa manifestazione di festa? Solo fede oppure è un attaccamento proprio a queste tradizioni popolari? Fede a Sant'Antonio e un attaccamento per la tradizione popolare. Benissimo, grazie. Ci sono anche altri signori, chiediamo al comitato feste. Quest'anno ho saputo che ci sono stati problemi economici, come tutti gli anni? No, quest'anno in modo un po' particolare, perché la gente va sempre a diminuire e il contributo che si dava 10 anni fa, ovviamente oggi non basta più. Bisognerebbe almeno triplicarlo per fare 2 giorni di festa. Si può ridurre al massimo a una sola giornata. Eppure io vedo molta gente, ma non collaborano? Sì, collaborano, ma in modo limitato. Evidentemente le esigenze aumentano. Aumenta, perché tutto aumenta, e bisognerebbe aumentare il contributo per poter far fronte a 2 giornate di festa. Benissimo, noi continuiamo giù, andiamo a fare un'intervista al signor Ricciuti, che praticamente nostro carissimo amico, e che oggi lo vediamo nelle vesti di osservatore del nostro giornale. Carissimo tecnico, lei in qualità di presidente della società sportiva US Lupi Lupare, quindi promotore di manifestazioni sportive, lei queste feste qua, al di là del fatto religioso, come le concepisce? Anche dal lato sportivo? Anche dal lato sportivo, perché sono delle feste che fanno ritornare tutti anche dall'estero. E questo che fanno ritornare molte persone dall'estero, perché è una festa molto sentita, e quindi noi ci ritroviamo tutti amici di Lupara che stiamo di nuovo insieme dopo tanti anni. Anche dal lato sportivo torniamo, in quanto ci stanno dei tornei che magari fanno ritornare insieme gli emigrati con le attuali persone che stanno in paese, e quindi quindi ci sta il fatto che ci sta anche lo scontro per vedere ancora chi è il più forte. Ecco, benissimo, quindi oggi appuntamento al campo sportivo. Certo, oggi ci sarà, mi pare, la finale, no? La finale del nostro torneo, e quindi vediamo chi è il più forte e vinca il migliore. Benissimo, la ringrazio e buongiorno. Ma chi è? Noi ci addentriamo di nuovo a chi? Intervistiamo il signor Giovanni, che da tanti anni con le 2 capre e questo carretto dà una nota particolare, folcloristica e più colorita a questa festa. Giovanni, fai per spirito di sacrificio, per fede o solo per tradizione? Ma guarda, per me io lo faccio per prima cosa per fede e poi dopo lo faccio per tradizione, tanto i miei nonni, i miei bisnonni l'hanno fatto, continuo pure io. E quindi tu continui a farlo, benissimo, continua così, va bene. Ci vogliamo spostare, regia? Dai mietitori. Come vi dicevo, e sono già 2 volte che ci torniamo sull'argomento, queste persone rappresentano in modo peculiare l'arte che, diciamo, andava di moda in questo periodo, specialmente in questi comuni. E vogliamo intervistare qualcuno, uno dei più anziani, ecco, non diamo fastidio ai nostri colleghi della RAI. Ci sta l'amico zio Luglio. Zio Luglio, da quanti anni fai il mietitore? Una ventina d'anni più.
Dimmi una cosa, ma praticamente tu la prima volta che l'hai fatto, che cosa ti hanno detto? È stata una cosa tua spontanea oppure perché già altre persone lo facevano questo? Vieni per l'altra persona. Allora tu per una fede a Sant'Antonio fai, ti vesti da mietitore. Vesti da mietitore, quando mi sono mangiato e dove stavi? Anni per dire ma faranno mettere una noccia, arrivava una casa, prendici, non ci facevi più. Ah, non ce la facevi più perché è distante dove dobbiamo andare. Mo piano piano ce ne devi rimettere di meno, evidentemente. Le immagini ora mostrano la piazza di Lupara, gremita da persone e da bimbi che assistono impazienti l'arrivo della processione e del santo. Come dicevo, è una festa molto sentita. Adesso in piazza ci sarà la disputa fra i contendenti, cioè praticamente ci sono dei signori che altri signori che hanno le mucche e che praticamente faranno a gara per chi dovrà portare il carro col santo. E sulle note di questa bellissima marcia accompagnatrice che si snoda la processione di Sant'Antonio, oggi 22 luglio, si stanno preparando, sento i rumori dei motozappa che praticamente sostituiscono le vecchie traglie. Ovviamente anche questa è una tradizione che secondo me è giusta, perché praticamente le tradizioni non sono altro che il rispetto del lavoro popolare, specialmente in questo caso qua il lavoro nei campi. Se mentre prima si lavorava, si trasportava con i carri, con le traglie, adesso lo si fa con i motozappa, con i mezzi agricoli, ed è giusto che in processione si vada con questi mezzi. In genere gli altri anni forse ci stava qualche carro in più, quest'anno ne vedo pochi, ma molto sicuramente fra poco ne usciranno degli altri. Ed ecco i nostri cari amici del circolo Lupi d'Epiferno appollaiati sul balcone, molto devoti i fedeli ad aspettare la statua del santo. Io pregherei la regia dopo, nel momento in cui si avvicinerà la statua del santo, di voler fare una carrellata sui canestri, sulle offerte di pane, biscotti e dolci vari che la gente offre al santo e che poi verranno vendute oggi pomeriggio. Sono delle offerte simboliche che praticamente prima forse rappresentavano un qualcosa in più. Infatti si sa che molti anni fa non è che ci fossero delle disponibilità economiche molto fiorenti, allora la gente quel poco che aveva lo metteva insieme sotto forma di biscotti, di pane e di dolci e lo offriva al santo. Durante questa processione ci sono sempre un po' di tempi morti, se li vogliamo chiamare così, perché il carro viene fermato continuamente perché molti devoti vogliono mettere dei soldi vicino alla statua. È una tradizione anche questa e noi la prendiamo per quella che è, cioè una cosa buona.
Le mucche bisogna stare attenti perché sono sempre degli animali un po', anche se miti, però messe in mezzo alla gente con tutta questa confusione potrebbero generare qualche scompiglio. Però guidati da mani esperte non dovrebbero dare segni di tanta impazienza. Io pregherei la regia se vuole effettuare una panoramica su questo stupendo pubblico che affolla la processione, questo pubblico di devoti, questo pubblico di fedeli che da tanti anni, ogni anno in questa festa si riversa nelle strade di Lupara per seguire questa stupenda processione che diciamo è un po' l'immagine della fraternità e della civiltà che un popolo come Lupara può esprimere in determinate occasioni. Fra poco sicuramente inneggeranno di nuovo qualche canto antico al santo e noi saremo molto attenti a coglierne particolarmente i significati, che in genere sono molto profondi pur essendo semplici. Si stanno preparando le moto zappe e le moto agricole per il trasporto dei covoni del grano, praticamente si andranno ad ammucchiare in un'unica aia, l'aia di Sant'Antonio, dove praticamente farà tappa il carro trainato dai buoi, o meglio dalle mucche. Quest'anno stranamente non sentiamo il signore addetto all'asta, in genere c'è un signore, il signor Stefano, che è addetto all'asta. Evidentemente quest'anno ci sarà stato qualche disguido per le mucche, perché non vedo neanche l'altro aio di ricambio. Evidentemente quest'anno si sono già giudicati la famiglia Riccardi il trasporto fino all'aia di Sant'Antonio. È molto strano, ripeto, perché tutti gli anni c'è stata una lotta accesa, una disputa per accaparrarsi il prestigio di portare il santo fino all'aia di Sant'Antonio. In questo momento la processione è una fase di stanga, se la possiamo chiamare così. La gente si riunisce un po' tutta in piazza, una parte della processione è già avviata per la strada provinciale, pronta a raggiungere le ultime case del paese, mentre la statua è ancora qua in piazza. Noi adesso con la nostra postazione, molto probabilmente, se non ci sono altri problemi dalla regia, ci sposteremo e andremo direttamente al punto di arrivo della statua, scusate. Anche per... Riprendiamo dalle immagini sempre suggestive del nostro stupendo paese e precisamente con la veduta in primo piano del campanile che con il suo scampanio festoso dà un'immagine ancora più bella a questa splendida festa. La processione sta per arrivare qui all'aia, noi siamo arrivati un po' prima ovviamente per prendere posizione e da questa posizione possiamo vedere tutto il corteo che si sta avvicinando. Generalmente questa processione riesce sempre a mobilitare un sacco di persone, anche persone che vengono dai paesi limitrofi. E oggi forse c'è qualche persona in me perché pensava all'inclemenza del tempo che negli ultimi giorni è stato abbastanza brutto, però tutto sommato si può dire, almeno dal lato climatico, possiamo dire che va abbastanza bene perché non è un caldo tanto forte. La processione si sta avvicinando, io comunque direi alla regia di troncare con le immagini. Vabbè, stai riprendendo un po' la gente che si è fermata qui ad aspettare, anche questa è un'usanza, aspettare su all'aia la processione, e io direi alla regia di fermarci un momento con le immagini, anche perché la processione è ancora abbastanza lontana. Riprendiamo fra poco. Allora,
Pinuccio, andiamo. Da tanti anni che praticamente sei uno dei promotori più assidui di questa festa. Quest'anno mi pare una bella festa, pare che il popolo ti mostra. Sì. Tutto bene. Nonostante ieri sera non ci sia stata poi l'orchestrina. Non va niente perché ci vogliono molti soldi. Ci vogliono molti soldi. Vabbè, comunque tu praticamente questo è un lavoro che fai da molti anni. No, il popolo ti mostra lo stesso, non porta che c'è stato niente ieri sera. Va bene lo stesso, insomma, è stato solo, allora è stata solo una cosa così casuale. L'anno prossimo non si ripeterà più, ci sarà di nuovo l'orchestrina. Sì, sì, sì. Ci sta di nuovo l'orchestrina l'anno prossimo. Tutto a posto allora. Va benissimo. Gli incassi? E incasso ieri 2 milioni e mezzo, oggi no, non si sa. Va bene, speriamo sempre in meglio, perché queste manifestazioni devono continuare. Intanto nel frattempo la processione si sta avvicinando. Ecco, io pregherei la regia se ci vogliamo spostare andando in giù. Sta facendo anche una panoramica del corteo che sta arrivando qui su Allaia. Nell'attesa che arrivi la processione con la statua del santo, noi ci avviciniamo. Signor Mazzucco, sempre impeccabile con la sua assemblant a riprendere questi momenti importanti delle tradizioni popolari. Ma che cosa deve dire? Niente, voglio sapere praticamente, dico tutti gli anni proprio immancabilmente. Sempre, tutti gli anni, perché io rispetto questa magnifica festa, il santo di Sant'Antonio, e sono contentissimo. E anche perché professionalmente sono delle manifestazioni che non te le lasci sfuggire. Senz'altro. Benissimo, signor Mazzucco, ciao. Ed ecco che la processione finalmente è arrivata. Noi dalla postazione qua in alto riusciamo a scorgere tutto questo magnifico corteo. La gente forse è anche un po' stanca, perché venire dalla chiesa madre fin quassù è abbastanza faticoso. Non certo oggi, come ripeto, il tempo è stato abbastanza clemente, si è mantenuto sul fresco. La banda intona le note caratteristiche di una marcia di queste processioni è che si unisce un po' tutta un po' di folklore, ma non solo quello, è una processione praticamente piena di tanti significati. Infatti si può vedere l'amore sacro e l'amor profano, se lo vogliamo chiamare così, insomma il tutto in questa magnifica cornice di festa, e diciamo che tutto fa spettacolo. I canti delle signore anziane e meno anziane accompagnano la statua e il carro. Sono dei canti molto antichi e che praticamente racchiudono dei significati molto profondi. Proprio adesso il canto è finito, ci dispiace, avremmo voluto proporvi ancora un pezzettino, ma proprio adesso hanno finito di cantare. Speriamo adesso che si torna giù. Stanno arrivando i carri pieni di covoni di grano che verranno depositati proprio su quest'aia. Ecco, già il primo carro con le capre sta andando al deposito. Vedete dove ci sta la scala? Là si farà, come si dice in gergo luparese, la meta. Questo grano poi sarà trebbiato e ovviamente sarà venduto, e il ricavato andrà per la festa, in onore del santo. Ecco i mietitori che si avvicinano
a dove dovrà sorgere la meta. Praticamente penso che saranno loro poi, saranno loro i fautori materiali di questa costruzione, che poi dovrà prendere la forma di una casa. Ecco, stanno arrivando le prime moto agricole, molto caratteristiche, cariche di grano, di fiori, di soldi e di figure che inneggiano il santo. Sono delle immagini che si commentano un po' da sole. Praticamente diciamo che siamo arrivati al clou della festa. Ecco, adesso inviterei la regia di riprendere la statua del santo che si sta girando sopra. Ecco, i carri li riprendiamo dopo. Molta gente si accalca attorno al carro, si fanno delle foto di rito, i bimbi che vogliono salire sul carro. Insomma, una festa paesana, alla buona, però che praticamente non è altro che lo spirito e la semplicità di questa gente. O meglio, rappresenta bene lo spirito semplice di questa gente. Continuano ad arrivare altri carri, trattori, motozappe e furgoncini. Vengono benedetti dal nostro parroco Don Giacomo. Ed ecco, in quel punto là stanno costruendo la meta. Ecco, io pregherei la regia se vogliamo andare a vedere come, perché è molto interessante. I covoni del grano vengono disposti in un modo particolare fino ad assumere la forma di una casetta. Intervistiamo adesso, se ne abbiamo la possibilità, qualcuno di questi signori che ha detto alla formazione di questa meta di grano. Siamo proprio nel cuore, ci sta un po' di confusione. Ecco, stanno iniziando a posare ecco qua, stanno iniziando la costruzione della meta. Arrivano altre moto agricole, ecco, ne sono parecchie anche quest'anno. Prego la regia, se ci vogliamo avvicinare, giù facciamo un'intervista al signor Peppino. Facciamo un'intervista. Ecco, ci stanno da fare le foto, ci sta un po' di confusione, scusate. Aspettiamo zio Peppe, appena farà la foto. Comunque ti volevo chiedere, da quanti anni praticamente tu... Io ho 60 anni, ma più di 100 anni che c'è questa vecchia tradizione per lupare. È veramente una grande festa, è una cosa eccezionale proprio. Io sono oltre 10 anni che faccio, che porto questo un po' di grano a Sant'Antonio. E mi fa piacere e vengono tutti i migranti. È una cosa ricordata. Una bella festa. Senti, ma questo grano che vediamo qua per terra, dove sorgerà la meta, come si dice in gergo luparese? Chi la costruisce? Beh, un po' di tutto, ma la maggior parte è il signor di Cienza Domenica. Allora, lei l'ha detto che tutti gli anni? Tutti gli anni sono stato sempre io a fare questa benedetta meta, proprietario della campagna, e poi per devozione faccio sempre questo. Benissimo, anche questa è una cosa molto bella. Benissimo, adesso ci spostiamo un po' perché qua c'è molta... c'è un po' di confusione e... girovaghiamo un po' fra i carri e pensiamo di tornare verso la statua del santo.
Per l'occasione è venuta da fuori anche la RAI, il TG3, che ovviamente riproporrà queste immagini come noi, solo che più in grande stile, una di queste sere per queste tradizioni popolari. Noi non vogliamo certo paragonarci a loro, ma nel nostro piccolo anche noi diamo un contributo affinché questa festa si eterni nel futuro. Sono, ecco, adesso mi dicono dalla regia che abbiamo la possibilità di fare delle interviste anche a delle persone emigrate. Ecco qua, ci sta il signor Giuseppe De Leonardis. De Leonardis, sì. Che sbaglio, sta in Belgio. Sto in Belgio. Adesso pensionato, però tutti gli anni è un appuntamento. A Lupara, per la festa di Sant'Antonio, che tanto ci teniamo di vederlo e di festeggiarlo tutti assieme il popolo luparese. Benissimo, e quindi essendo una festa sentita, non può essere che una festa bella. Bellissimo, bellissimo, ringraziamo a tutto per la nostra tradizione. Dovrà continuarsi, la dovremo continuare anche nel futuro. Io spero di sì, e i giovani che apprenderanno quel che faranno gli uomini anziani oggi. Ecco, noi speriamo allora di migliorarla, perché ci sta qualche cosa. Vai a perderlo. Ciao. Benissimo. Ci sta la nostra conoscenza, la signora Lina. Lina, hai portato il pane? Sì, il pane. Da quanti anni che... Sono svariati anni. 6-7 anni, non lo so di sicuro. È una tradizione, lo fai per fede? Per devozione, sì. Pure il 13. Ma senti, tu non pensi che forse il tutto si potrebbe organizzare un po' meglio, diciamo coreograficamente? Sì, è vero. Forse ci sta un po' troppo disordine, ma diciamo che questo disordine rientra nella spontaneità di tutta la festa. No. Non sei d'accordo? No. Non sono d'accordo, perché gli antichi erano più devoti, erano più fermi, erano più corretti, mentre tutti questi forestieri, eccetera, tutti disorientati. Prima Santa Cosa ci stanno queste bevande, che cose, prima era come una devozione che si soffriva. Per venire qua, soffrire il caldo, per dedicare quella sofferenza al santo. Mentre mo... Adesso ci sta l'aranciata e la Coca-Cola, ma questi sono i tempi che vanno così. Va bene, ti ringrazio, ciao. Io non so adesso se la regia vuole continuare con le immagini. Mi volevi dire qualche altra cosa, dimmi. Perché non chiede a qualcuno? Io ho chiesto una vecchia di 80, 92, 94 anni. Andiamo a trovare. Ho chiesto quanti anni c'ha il carro. Ha detto che lei l'ha trovato, quindi sarebbe un carro secolare. Adesso l'andiamo a intervistare, quella signora, sì. Abbiamo appena finito di ascoltare un canto popolare che inneggiava al santo. Adesso con la telecamera mobile della nostra regia ci spostiamo verso la strada che porta verso Lupara. Ci sta gente qua che si dissida, giustamente, anche se la signora che abbiamo intervistato prima non era tanto d'accordo. E praticamente a conclusione di questo nostro programma, tirando conclusioni, possiamo dire che in effetti anche quest'anno è stata una manifestazione abbastanza positiva, anche se ci sono delle sfasature, ci sono dei problemi organizzativi
che purtroppo, insomma, io penso che sono in parte giustificati, un po' per motivi, diciamo così, tecnici, un po' per l'estetica poco curale, però io penso che, insomma, tutto sommato questo spontaneismo delle persone non sia da buttare via, ecco, squadrare le processioni tutte belle ordinate, insomma sì, sono belle, però c'hanno, queste nostre qua hanno la spontaneità che, diciamo, che pareggia la forma. In quali Sant'Antonio io l'adoro. Questo è un gruppo di fedeli che si sono accampati un po' più sotto dell'Aia e che cantano un cantico al santo protettore di Lupara. Adesso si vedono i canestri con il vino, i biscotti e il pane, mentre scorrono le melodie di questa canzone. Noi adesso direi facciamo un'intervista a questa signora, vedo qua una signora molto anziana di Lupara. Come vi chiamate? Marietta Carlucci. Quanti anni avete? 96. 96, tanti auguri. Da quanti anni che... Da quanti anni che vi ricordate di questa festa? Sempre, da che sono nata, sempre. Ma io so che voi particolarmente ci tenete in un modo particolare, una devozione particolare a questo santo. Sì. Per quale motivo? Grazie al caffè santo a tutti quanti. E voi in particolar modo ne avete avuto qualcuno, a parte la grossa grazia di arrivare a questa venerabile età? Ma Santa Antonio mio, io sì, sa, io ne saccio. Facciamo tu, a 300 Santa Antonio. Dalla salute. Va bene, allora questa è una tradizione che dovete continuare a fare almeno per un'altra ventina d'anni, va bene? Guardi, come io Santa Antonio facciamo. Va bene, allora con queste immagini chiudiamo questa prima fase della trasmissione. La regia vuole fare ancora altre riprese? Oramai la festa, diciamo, si è conclusa perché il carro, appena finiranno di fare la meta che abbiamo visto prima, il carro scenderà giù. Mi chiamano delle signore, vogliono dire qualcosa a proposito della festa. Volete dire qualcosa a proposito della festa? Allora, ma se arrivano pure noi al canale 3. Sì, ma questo non è il canale 3, questa è una trasmissione tele libera di Lupara, è praticamente una cosa... Lo facciamo così, in famiglia, una cosa nostra per Lupara. No, ma... Canale 3. Sì, ma la faremo vedere poi in piazza, al circolo. Va bene. Anche voi avete fatto i biscotti? Quelle, non sono i miei, sono una vicinanza di Gascata, un pede a melato e ci sono portati. Vabbè, la signora Giuseppina pure fa biscotti e vino. Sì. Da quanti anni? Molti anni. Quanti? Ma chi si ricorda? Posso dire che vieni, saci. Va bene. Vabbè, comunque abbiamo sentito molte persone anziane, possiamo sentire pure qualche ragazzo, vedere un po' che cosa ne pensano queste ragazze della festa, sentite. Non ve ne andate. Lei viene dal Belgio? Lina? Queste ragazze sono un po' timide, allora proviamo con i ragazzi. Ci sta qua. Giovanni, vieni qua, senti. No, ma se non ti chiedo niente di particolare. Ti piace? Tu sei un ragazzo, praticamente questa festa la vedi da pochi anni. Ma che cosa ne pensi? È una bella festa. Ma bella perché, per quale motivo? Che cosa ti piace di più? Quando ci sono i carri, eccetera. Cioè ti piace il lato folcloristico, insomma, non tanto il lato religioso.
Sì. Cioè ti piace più l'apparenza anziché quella che è la festa in proprio del santo? Sì. Va bene, almeno... Signor Pasquale, che cosa ne pensi di questa festa? È uno schifo. E come mai? Dipendono dalle strade. Dipendono dalle strade? Perché, per quale motivo? Perché fanno tutte le curve. E dovrebbero andare sempre diritti. Esatto. Ma poi a sinistra. E dove? Verso l'orizzonte. Benissimo, il signor Pasquale ci ha dato anche lui il suo contributo culturale sulla... E con le immagini della banda che accompagna il rientro della processione stiamo per concludere questa telecronaca. Abbiamo mostrato un po' tutti i lati di questa festa sperando di non aver omesso niente. Il carro dovrebbe giungere fra poco. La processione è un po' scomposta, ma a quest'ora forse molta gente ha anche un po' fame. Il carro è fermo. È fermo là. Forse Nicola, forse dobbiamo chiudere un momento perché il carro è ancora freddo, fermo. Ecco, si muove, sta arrivando verso di noi. La processione, stavo dicendo, sta rientrando. La festa si può conclusa, adesso la statua sarà riaccompagnata in chiesa. Ecco, c'è stata a dire una cosa, da pochissimi fedeli, che diciamo sono proprio quelli gli effettivi. Perché in genere tutta l'altra gente va a pranzare, è un'usanza anche questa. Nel frattempo sopra hanno scaricato tutti i covoni di grano, hanno costruito una lameta. Ecco, si sta avvicinando il folcloristico carro trainato dalle mucche. L'immagine del santo forse è un po' offuscata da tutti quegli ori e da tutti quei soldi, forse non sarebbe d'accordo, ecco, Sant'Antonio che ha donato tutto ai poveri. Comunque è un modo come gli altri da parte dei fedeli per dimostrare un'affezione verso il santo. Con le immagini del carro e del santo che si avvia verso l'Upara, noi vogliamo chiudere questa telecronaca che ci ha accompagnato per tutta la mattinata, dalla chiesa tutto il tragitto, tutto il percorso, scusate, fino all'Aia. E che ci ha dato la possibilità di mostrarvi, sperando in modo garbato, queste tradizioni popolari, o meglio, questa particolare tradizione in tutti i suoi aspetti. Ecco, con queste immagini sull'Upara, ecco, pregherei la regia di fare una bella panoramica sul nostro paese, che io ancora una volta da parte del tecnico Ricciuti Nicolino e da parte mia Antonio Del Vecchio vi salutiamo dandovi appuntamento ad un'altra manifestazione culturale, magari di altro genere. Signori e signori, buongiorno.